Vibo Valencia è una bella sfida per iniziare al comando dopo l'esperienza in seconda fatta a Molfetta. Certamente, Vibo Valencia è un compartimento tra i più grandi d'Italia che ha delle peculiarità veramente molto differenti da parecchi altri compartimenti, quindi è un impegno veramente importante ma che sento con grande orgoglio di dover affrontare. E ci metterò quindi tutto il mio impegno per riuscire a far sì che il lavoro fatto in questi 2 anni dal comandante Lo Giudice, ma ancor prima da chi lo ha preceduto, possa migliorare, possa continuare sempre nella stessa direzione. Ecco, proprio il direttore sottolineava l'importanza di questa area geografica e portuale nei diversi settori dove è specializzata. Sì, il porto, intanto come diceva il direttore marittimo, appunto è un porto in cui si movimentano merci, varie tipologie di merci, tra cui anche prodotti petroliferi lavorati. È un porto importantissimo per quanto riguarda il diporto nautico, non solo questo porto ma anche altri porti del compartimento, ce ne sono diversi altri. Ed è un porto che, insieme a tutto il compartimento, che offre notevoli spunti per poter lavorare su vari settori. È un porto che avrebbe bisogno di ristrutturazioni, perché esistono dei problemi in questa struttura. Lei come intende agire in tal senso? Sì, è un porto che ha necessità di ristrutturazione. Già il mio predecessore ha avviato dei contatti che sono ormai a un buon livello con il Genio Civile e Opere Marittime e uno dei miei primi impegni sarà appunto quello proprio di continuare su questa scia per cercare di fare in modo che vengano assegnati dei finanziamenti che già ci hanno assicurato da parte regionale, che sono stati già che sono a buon punto in quel caso si riuscirebbe sia a consolidare il molo di sopraflutto, sia anche a dragare i fondali e quindi consentire alle cisterne, alle petroliere di entrare in porto con maggior quantitativi di carico.